In attesa che arrivi Giuntini, io intanto vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere venuti, non solo per la fisica, ma per tutta la società. Diciamo, siamo particolarmente grati ai speaker di oggi. Credo che non abbiano bisogno di presentazione, comunque Giorgio Parisi è uno dei grandi fisici contemporanei, e attualmente ordinario alla Sapienza, ma ha insegnato alla Columbia, ha insegnato alla Cosa Normale, è socio liceo, è membro dell'Académie des Sciences a Parigi, ha ricevuto la medaglia Boltzmann, il premio Fermi, la medaglia Dirac, lauree honoris causa in quantità, quindi diciamo è sicuramente... E comunque si è occupato di tantissime cose, come almeno sicuramente almeno la componente fisica dell'uditorio sa, ha fatto teoria delle parcelle elementari, meccanica statistica, transizione di fase, fisica matematica, è stato responsabile del progetto APE per computer di alte prestazioni, attualmente si occupa di problemi di complessità soprattutto. Gli altri due speaker lo stesso sono due filosofi della scienza sostanzialmente particolarmente noti non solo nel loro campo ma a tutto il pubblico. Silvano Tagliagambe, che è stato nostro collega a Cagliari per tanti anni e che ha animato molto la vita culturale quando stava a Cagliari, non solo nel campo della filosofia, ma veramente della cultura a Cagliari, è stato poi alla Sapienza e adesso è all'Università di Sassari. Si è dato naturalmente i contributi fondamentali alla filosofia della scienza, nella epistemologia, si è occupato di nuove metodologie di educazione, è un personaggio chiaramente a voi tutti noto. Roberto Giuntini è ordinario a Cagliari, di logica e filosofia della scienza, e anche lui si è occupato di indagare i fenomeni quantistici dal punto di vista logico, si è occupato di computazione quantistica, quindi diciamo è un filosofo della scienza con interessi per la fisica molto notevoli, quindi tutti e tre chiaramente sono molto indicati per dare un contributo al nostro dibattito di oggi. Non voglio rubarvi altro tempo, volevo solo dirvi che avremo in novembre un'altra conferenza di un altro genere, ma molto interessante, nei rapporti tra la fisica e il resto del mondo, della società, perché in novembre parleremo di fisica e musica, con esempi fatti dal vivo. Andrea Frova, che è un ordinario della Sapienza, è un illustre fisico nel campo dei semiconduttori, ma che da molto tempo si occupa attivamente anche di musica, ci parlerà di fisica, degli esecutori lo aiuteranno a dimostrare le sue affermazioni, quindi anche questo è un appuntamento a cui vi invito tutti. Grazie mille, direi che... Sì, vabbè, ma dirigi tu il dibattito, direi. Sì, si parla, vabbè, il primo che parla. Volevo solo aggiungere che Andrea Frova fa un corso proprio di fisica musicale alla Sapienza. Sì. Quindi è un'esperienza meraviglia. Totale nel campo. Dunque, allora, la serie degli interventi comincia con Giorgio Parisi, appunto, a cui cedo subito la parola.